Buongiorno a tutti, ben ritrovati al nostro webinar, la nostra sessione di chiusura della settimana. Datemi cortesemente conferma audio video. Perfetto. Perfetto, grazie per le varie conferme. Prima di iniziare avviso su esonero e responsabilità nel webinar. Qualunque parere, notizia, ricerca, analisi, prezzo o altro tipo di informazione forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento e sono dati con finalità educative in ambiente demo. XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno, compreso mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. I CFD sono strumenti rischiosi, il tuo capitale è a rischio e le perdite possono eccedere i valori del deposito. Perfetto, letto il nostro disclaimer, passiamo direttamente in piattaforma. Una settimana piuttosto interessante, quella che si sta per chiudere. Andremo a vedere un po' tutte le varie operazioni che abbiamo aperto un po' negli ultimi giorni e ovviamente l'aspettativa che abbiamo sull'oro per oggi pomeriggio, e ovviamente vi avete già sullo sfondo qui la nuova piattaforma. Devo ringraziare tutti coloro che ieri ci hanno scritto per l'ottimo long sull'SP500 che il mio collega Martinelli ha pubblicato su Tradebit, ok? E devo dire che ho ricevuto dei feedback molto positivi. Io vi ringrazio ovviamente per, insomma, a nome di tutto qui il centro trading. Fa sempre piacere, insomma, dare una mano e cercare di aiutarvi, ok? Passiamo, come di consueto, partiamo un attimino dal DAX, un'apertura piuttosto al ribasso. C'è stato nella nottata il cambio di futures, siamo passati all'ultimo futures annuale, ok? C'è stata la scadenza quindi del futures di settembre, siamo già nell'ultimo futures annuale. Su Tradebit abbiamo già pubblicato alcune delle nostre idee, ok? La prima idea che abbiamo pubblicato questa mattina la troviamo già in gain, parliamo della sterlina con lo yen, ok? Abbiamo segnalato un long. In questo momento qui, dopo una sparata, siamo ritornati un po' sul livello iniziale. Il consiglio ovviamente che vi do in questa fase qui è di mantenere la posizione, ma ovviamente cercare di spostare lo stop a zero, ok? Abbiamo avuto un movimento su questa idea di trading messa qualche ora fa di 30 pip, quindi molti di voi che lavorano già con noi probabilmente già hanno capitalizzato un po' questi 30 pip. Chi non l'avesse fatto, vista la sparata che ha appena fatto un po' a ribasso di circa una ventina di pip, quindi siamo ritornati un po' sul livello di apertura, qualcosa più in alto, può tranquillamente spostare lo stop a zero. Per chi avesse monetizzato la posizione in precedenza, può tranquillamente riprovare con il trade che ha già collocato, ok? Io qui avevo inserito un obiettivo di 135-134, ovviamente un obiettivo abbastanza ambizioso per oggi, però d'altronde, insomma, anche se riusciamo a portare a casa circa la metà, questo obiettivo qui è collocato a circa una sessantina di pips, già se riusciamo a monetizzare un 60 pips, un 30 pips, comunque vista la volatilità odierna che è piuttosto scarsa e sul mercato forex ovviamente, sicuramente è un ottimo risultato. Okay, quindi GBP yen sicuramente ancora abbiamo una soluzione per poter entrare, ok? È uno di quei trade che ha come rischio rendimento un rapporto piuttosto buono. Vi ripeto, per chi l'avesse già monetizzato con questi 30 pip, quindi magari avesse messo il classico take profit consigliato un po' su tutte le major forex nell'ultimo periodo, può riprovare con un'altra posizione, magari con la metà con cui aveva provato con la prima. Ok, poi abbiamo il DAX, ok, DAX che con la nostra strategia di apertura degli indici avevamo sempre indicato qui sul nostro canale Tradebit, eccolo qui, avevamo segnalato questa zona di iper venduto, vedete che ci ha fatto questo gran bel movimento a rialzo, questa sparata direttamente dal livello del 161.8, vedete, ottimo, con una zona di ipervenduto piuttosto significativa, ci ha fatto questa sparata di una trentina di pip, veramente ottimo, di una trentina di punti in questo caso, anche in questo caso ottimo, perché ci ha permesso di raggiungere il nostro primo step, il nostro primo livello, toccando proprio il 100 di Fibonacci che tanto ci è caro, che è il nostro primo livello di target. In questo momento sta scendendo un po', una quindicina di punti al ribasso, vediamo un attimino, magari ci potrebbe dare un'altra zona di per poter andare a ricollocare la nostra posizione. Tanto qui vedo subito le prime domande. Tiziano, che è un nostro cliente ormai già da oltre un anno, ci chiede: questa mattina ho fatto l'indicap sul DAX ed è andata a buon fine, ho valutato che le condizioni c'erano. Assolutamente ottimo Tiziano, infatti abbiamo segnalato, non so se l'hai fatto tu personalmente o hai avuto modo di guardare la nostra segnalazione, comunque tu che ci segui sempre ormai da diverso tempo avrai capito qual è la strategia, quindi sotto questo punto di vista sono contento insomma che riesce ad operare in maniera autonoma. Vi ricordo che questa è la nostra nuova piattaforma, la xStation 5, già disponibile in anteprima, l'ufficiale partirà dai primi di ottobre, questa qui è la versione in anteprima che trovate direttamente sul nostro sito sia in ambiente demo sia in ambiente reale, e come vedete alla sezione news trovate proprio le idee che qui dal centro trading andiamo ad inserire. Ok, vediamo un attimino qui altre domande che ci vengono fatte. Federico ci chiede: salve, volevo chiedervi delle indicazioni sul Brent inglese, io sono entrato a 50,02 settimana scorsa e come target ho inserito 44, cosa ne pensate? È fattibile secondo voi o rimbalzerà a 45 come inizio del mese? Ci arriviamo tra pochissimo Federico, solo un istante che andiamo a verificare anche la situazione del petrolio. Volevo farvi vedere la situazione, un'altra idea di trading che abbiamo inserito, eccolo qui, sulla, vediamo un attimino se me la ritrovo, eccolo qui, l'euro lira turca, segnalata proprio ieri in una zona assolutamente ottima, ok, per andare a shortarla, ok, a shortarla, quindi eravamo in zona proprio ieri su questo short l'abbiamo segnalato proprio intorno ai 3,34270 più o meno. Vedete che già abbiamo la posizione in gain, siamo a 3,33 e 37, ok, quindi già abbiamo la posizione in gain, abbiamo preso già i nostri primi interessi attivi su questa posizione qui. Vi ricordo che avete in questa, su questa operazione qui, un doppio gain non solo sulla posizione ma anche sullo swap. Quindi mi raccomando, cercate di capitalizzare proprio anche questa operazione. Un'altra operazione quindi che abbiamo, fatemelo vedere, che ha inserito ieri il mio collega Martinelli sull'SP500, eccola qui, è andata a buon fine, la facciamo vedere anche per chi magari non ci conoscesse. Ecco qui, questa era l'operazione, l'avevamo segnalata proprio di buon mattino, eccolo qui alle 9:58. Il mio collega Martinelli qui aveva segnalato l'operazione sull'SP500, dando anche il buon risultato dello short sull'ITA 40, poi effettivamente guardate l'SP500, questo è un grafico giornaliero, spostiamoci magari in un grafico un po' più attuale, eccolo qui, ieri abbiamo avuto un rialzo piuttosto interessante che ci ha portato direttamente a target, ok, quindi un target piuttosto interessante sull'SP500, giorno 15, eccolo qui, l'SP500 ci è arrivato a target, avevamo un target sui 2140, e proprio ieri abbiamo preso il target massimo a 2143, quindi un'altra operazione che è andata a buon fine, ok, sull'SP500. Quindi come vedete, insomma, ci stiamo riscattando veramente alla grande dopo un periodo un po' di agosto un po' complicato e veramente stato a livello di volatilità piuttosto difficile, ok. Abbiamo avuto anche durante questa settimana qui diversi dati, abbiamo avuto i non farm payrolls UK, i non farm payrolls in Australia, i non farm payrolls in Canada, dove abbiamo operato in una maniera piuttosto significativa, abbiamo fatto anche degli eventi live e anche lì abbiamo avuto delle strategie dove alla fine abbiamo trovato il segno positivo un po' su tutte queste operazioni che abbiamo in corso sostanzialmente, ok. Vediamo un attimino, Federico, non mi sono dimenticato del petrolio, lo sto lasciando un attimino per ultimo. Giovanna qui mi chiede come si fa a provare la nuova piattaforma. Allora, semplicemente dal nostro sito internet xtb.com/it, login in alto a destra, trovate il link xStation 5 beta, ok. Per chi volesse provarla, magari che non ha ancora provato la piattaforma, deve apre un conto demo qui, si registra, poi con le credenziali che riceve può fare il login sulla piattaforma nuova, ok, direttamente è integrata sia la demo che la reale, ok. Vedete qui in alto a destra un tool ottimo, vedete, trovate reale e demo, trovate, d'accordo, vi dice addirittura lo stato della connessione, vedete in questo momento io ho uno stato della connessione buona, ok. Quindi veramente molto interessante questa nuova piattaforma, trovate le varie statistiche, vedete, su questa piattaforma qui, poi trovate le varie analisi con gli strumenti caldi, vedete qui abbiamo questo, diciamo, questo sentiment del mercato piuttosto interessante, con le varie valute qui che vengono confrontate, poi il sentiment di tutti i nostri traders, vedete ad esempio euro-dollaro, dollaro-yen, quindi una situazione veramente piuttosto interessante, insomma, anche per chi non avesse un po' grandissime conoscenze sul mondo del trading. E ovviamente poi qui avete una serie di preferiti e una serie di operazioni, ok? E vorrei tornare un attimino sull'euro lira turca per completare il discorso che qualcuno di voi vedo che mi sta chiedendo sullo swap, mi sta chiedendo, ve lo faccio vedere. L'euro lira turca, vedete qui avete questa calcolatrice dei lotti piuttosto interessante, possiamo andare a inserire il volume, ad esempio un lotto, ok, e in caso di posizione short ci paga uno swap, ve lo vedete qui, di 14,86 euro, ok? Ecco perché andiamo alla ricerca proprio di queste posizioni, non solo per guadagnare sulla posizione che l'abbiamo più o meno sulle 200 euro in 200-300 euro in gain con un lotto, ma anche cercare di mantenere questa posizione il più giorni possibili, proprio perché andiamo a monetizzare questi interessi. 14,86 euro, insomma, le banche oggi non c'è nessuna banca che vi paga 14,86 euro di interessi al giorno, quindi mi raccomando, queste posizioni qui valgono, sono molto molto interessanti. Vi ricordo sempre che dopo un'esplosione di volatilità così a ribasso potete spostare lo stop o a zero o quantomeno leggermente in positivo, magari se vi ritraccia, comunque se avete vi portate a casa qualcosina, ok, e subito pronti poi per rientrare, d'accordo? Anthony ci chiede si può usare real time, pro real time con il vostro broker? No, perché noi siamo un broker che investe molto su questa piattaforma, stiamo investendo molto e ti posso assicurare che nel giro di poco la troverai veramente a un livello veramente molto molto competitiva, quindi mi raccomando Anthony, provala, ti troverai sicuramente molto molto bene. Vediamo un attimino, Andrea mi chiede su GBP neozelandese, ci arriviamo Andrea, andiamo sul petrolio, voglio vedere un attimino sul petrolio che ce l'avevo qui, c'è stato il rollover, Federico mi chiedeva del Brent, se non ricordo male, andiamolo a vedere, sì, il Brent. Dunque, uno short a 50 con target 44, guarda, io ti dico Federico, sinceramente già adesso puoi liquidare, visto come si trova adesso, assolutamente puoi liquidare secondo me un buon 65% della tua posizione, puoi liquidare e cercare di far correre quel 30-35% fino a target di 44. È un po' difficile sinceramente che ci arrivi, ti raccomando di spostare lo stop a zero, perché il Brent ha un supporto strutturale, lo vediamo magari su un livello daily, eccolo qui, ha un supporto strutturale piuttosto interessante, proprio non ti parlo di supporto tecnico, ma proprio è torna ai 46, 45, 90, questo livello qui è un livello proprio strutturale piuttosto interessante, quindi io personalmente ti consiglierei di liquidare un 65% della tua posizione, magari spostare lo stop in almeno poco positivo, insomma comunque sia in positivo sul restante 35, cercare di liquidarla cercando di prendere un 44, magari utilizza il trailing stop, ok? Però ad ogni modo ti dico, questo livello qui su 44 non lo vedo, non ne vale tanto la pena aspettare di chiudere tutta la posizione a 44, magari un 30% la lascerei correre, però un 65-70% me la porterei a casa, ok? Poi vediamo altre domande. Luigi mi chiedeva quali sono i livelli di uscita, suppongo che stessi parlando della strategia del DAX. Il livello di uscita ovviamente lo trovi direttamente qui, alla rottura esatta di questo minimo. Noi andiamo proprio alla ricerca di questa zona qui, te la sto segnalando, eccola qui, dove ho messo questo triangolino qui. Alla rottura proprio di questo minimo qui, per me è un minimo importante, ok, e quindi lì trovi il tuo livello di uscita. Ovviamente il 161.8 è sicuramente il livello più interessante. E poi vediamo altre domande. Marco ci chiede: buongiorno, come posso ottenere l'accesso premium su Tradebit? Marco, mandami una mail che ne parliamo. Achille chiede: ha una scadenza la demo, 30 giorni, però quando sei cliente, direttamente dalla tua area clienti, puoi gestire sia i conti reali che i conti demo. Quindi se magari qualcuno di voi vuol provare strategia anche con un conto demo prima di farla in reale, tranquillamente poi dall'area clienti ci si può aprire una demo, ok, con il capitale che si vuole. Allora Andrea mi dice GBP NZD, il long term come era su Tradebit sta perdendo, andiamolo a vedere. GBP NZD, vediamo un attimino, andiamolo a vedere sul grafico. GBP, vediamo che qui non lo vedo, ce lo dovrei avere qui. Eccolo qui. Allora, vediamo un attimino di recuperare anche questa operazione. Eccola qui, se non sbaglio di giovedì avevamo qui un'idea di trading del 15. Allora, stop loss 1,78, andiamolo a vedere. Abbiamo aperto l'operazione il giorno 15, ok, quindi è proprio di ieri, l'ha pubblicata il mio collega proprio ieri. No, siamo ancora lì, Andrea, siamo ancora lì. Questa qui ovviamente è un'operazione un po' più lenta, ovviamente, però ti confermo, sono d'accordo con l'operazione che vedi qui. GBP NZD che ha pubblicato ieri il mio collega Martinelli, secondo me è un ottimo trade, e sì, è un ottimo trade perché questi sono i trade che più ci piacciono, sono i trade che ci piacciono perché hanno veramente un rapporto rischio rendimento ottimo. Quindi qui, a fronte di uno stop loss molto contenuto, troviamo una possibilità di guadagno veramente ottima. Infatti qui consigliamo addirittura di non mettere un take profit iniziale, ma cercare di lasciarla correre. Quindi, visto che l'abbiamo messa ieri, tranquillamente Andrea poi al momento puoi stare assolutamente tranquillo su questa posizione qui, ok? Anzi, io la vedo, quando vi capitano operazioni così con questo rapporto qui, secondo me vale la pena anche un po' aspettare. Quindi ottima operazione, ottima idea di trading secondo me che è stata collocata, ok? Poi ritorniamo un attimino a qualche domanda, vedo insomma che ne avete veramente tante. Giovanna ci chiede, ora il DAX è tornato sui minimi di prima, si può rifare posizione come prima? Quindi andiamola a vedere. Giovanna, guarda, ti dico, secondo me sì, secondo me puoi tranquillamente riprovare nella maniera più assoluta. Ti ricordo che qui lo stop va messo sempre in questa zona qui, ok, proprio sul minimo, che è un minimo veramente molto interessante, ok. Siamo a 9 punti, se te lo prende non ci perdi assolutamente nulla. Lo puoi mettere magari anche un po' più in basso, per carità, non deve essere, il DAX fa sempre delle spike piuttosto interessanti, quindi lo puoi mettere anche un po' più in basso, magari anche a 15 punti ad esempio, sicuramente. E assolutamente puoi ritentare il long, anche perché qui avresti 15 punti di stop e potenzialmente puoi prenderne 30 facili facili, e anche di più poi magari lasciando correre un po' la posizione. Comunque assolutamente sì, assolutamente in questo momento qui il nostro rapporto, la cosa importante è sempre avere, lavorare con rapporti almeno 1-2, 1-3, quindi questa è la cosa importante, ok. Poi si può prendere lo stop loss, si può prendere take profit, quella è la cosa importante. Se si lavora con questi rapporti qui e si rispettano gli stop loss e take profit, alla fine del mese la cosa che troverete sul vostro conto è segno positivo, che poi è quello che ci interessa, ok. Devo tenerla per quanti giorni? Guarda Andrea, tenerla per quanti giorni? Se vuoi scrivi una mail a siccome non l'ho messa io purtroppo l'idea di trading, ci ha preso già lo stop, peccato, sta scendendo abbastanza bene sul DAX, vediamo, sarà uscito qualche dato, quindi nulla, operazione invalidata, peccato. E ti dicevo Andrea, se vuoi prendere se vuoi avere maggiori info su questa operazione qui, scrivi direttamente a marco.martinelli@xtb.it, così ti dà maggiori dritte su questa operazione qui, perché ovviamente l'ha pubblicata lui, quindi mi sembra anche giusto, insomma non vorrei dirti cose che magari non sono veritiere. Ti posso dire che lui segue molto spesso, con molta attenzione, la sterlina, e quindi sicuramente saprà darti maggiore indicazione su questa idea di trading che ha pubblicato ieri. Ok, io ti posso dire che secondo me è ottima, anzi io stesso adesso la vado a collocare in reale, però sotto questo punto di vista, insomma, puoi chiedere, mandagli una mail, così almeno ti dà maggiori spiegazioni. Andiamo a vedere, quindi passiamo finalmente al andiamo a vedere, passiamo direttamente all'oro. Oro quindi, che diciamo il nostro asset più importante, più interessante, lo ritroviamo dopo la sparata di fino a 1350, lo ritroviamo ancora una volta in zona 1311. I dati di ieri, nonostante siano stati dati negativi sulle vendite al dettaglio, abbiamo avuto una situazione di spike piuttosto interessante, che è sostanzialmente questo livello qui che vedete, questo spike che vi sto segnalando qui. Poi abbiamo avuto una situazione di rottura a ribasso, e poi ancora una volta un contromovimento a rialzo. Vi dico, su 1313 anche qui c'è da definire una cosa importante, il rapporto con cui lavoriamo, stop loss a 1299, quindi in questo caso abbiamo 14, più o meno $14 di stop, in realtà possiamo far correre la posizione in una maniera piuttosto interessante sull'oro, perché oggi ad esempio abbiamo il dato, una release piuttosto interessante sull'inflazione, ok, che detterà molto, che magari molto no, però comunque ci darà un'indicazione piuttosto importante su quello che potrebbe essere il rialzo dei tassi di interesse della prossima settimana, sul possibile rialzo dei tassi di interesse della prossima settimana. L'idea che ho io qui sull'oro in questo momento è sicuramente di andarlo a a comprare a questo livello qui, ok? Di andarlo a comprare, ovviamente se il dato poi ci dà un aiuto, ci permette di monetizzare una volatilità piuttosto importante, addirittura possiamo portarci a casa un 10 dollari facili, ok? Quindi sicuramente io qui vi posso dire di andarlo ad acquistare. Ieri parlando con qualcuno di voi, con Pietro nella fattispecie, che è qui in linea, che mi sta ascoltando, parlavamo proprio quando l'oro era qui, e io sempre a questo livello qui ho dato, gli avevo dato una dritta di comprarlo, ok? Quindi poi vedete che è sparata, e anche poi se sul dato magari vedete che scende, potete stare, se non vi esponete tanto con la size, potete stare anche particolarmente tranquilli, perché abbiamo sempre il famoso effetto boomerang, come vedete, di rimbalzo, chiamiamolo così, a me piace chiamarlo effetto boomerang, perché come vedete scende e poi praticamente in appena due candele si rimangia un po' tutto quello che aveva, va a recuperare tutto quello che aveva perso. Quindi sicuramente sull'oro io sarò comunque a rialzo, ma perché? Perché è un asset abbastanza particolare in questo momento, e io ho uno stop loss su tutte le posizioni long a 1299, ok? Quindi il mio stop loss totale è lì, ok? Non sulla singola posizione. Ovviamente qui il punto non è se entro long o entro short, secondo me è con quanto vi esponete sul mercato. Tenete in considerazione che c'è questa release piuttosto interessante, che sicuramente produrrà una volatilità piuttosto importante, ok? E altre cose, altre informazioni, andiamo a vedere un attimino il DAX, che ci ha fatto questo candelone di rottura. Adesso sicuramente si andrà a parcheggiare sul prossimo livello del 261.8, seguendo sempre un po' la nostra strategia. Abbiamo preso quindi un gain di 30 punti e uno piccolo stop di 15, quindi siamo ancora comunque in guadagno. Una rottura piuttosto rapida. Generalmente per chi avesse maggiore esperienza, ovviamente lo stop and reverse ci sta, però io ovviamente lo consiglio a chi ha più dimestichezza, più conoscenza sull'asset. Magari a chi inizia non consiglio di fare questa operazione qui, ma all'inizio di andare con una tecnica di base. La tecnica avanzata magari la si può fare dopo un po' di tempo, sostanzialmente. Quindi comunque al di là di questo continuiamolo a seguire, perché vedete si sta parcheggiando adesso sui 261.8, quindi ci può ridare senz'altro un'altra occasione per poterlo andare a lavorare, ok? E, sono le 12:30, il nostro tempo è quasi terminato. Voglio chiudere dicendo che la prossima settimana è una settimana piuttosto interessante. Abbiamo la Fed, abbiamo la Bank of Japan, quindi veramente una settimana piuttosto interessante. La cosa che ogni trader dovrebbe fare è stamparsi già da adesso il calendario macroeconomico della prossima settimana, ok? Quindi mi raccomando, attenzione, alla prossima settimana, potrebbe essere una settimana, potrebbe no, sicuramente sarà una settimana con molta volatilità, ok? Quindi settimana con molta volatilità, il che vuol dire che se lavoriamo bene, lavoriamo con testa, possiamo sicuramente portarci a casa diversi gain. Vi ricordo di iscrivervi sui nostri webinar, ok? Formazione, webinars dal vivo. Per chi non è cliente potete partecipare alle sessioni aperte. Lunedì abbiamo ancora una sessione aperta, a partire dalle 9 in DGAP con il sottoscritto, alle 10:30 abbiamo il Trading Coffee con Marco Martinelli, l'Indicap e la strategia operativa sul DAX in apertura, alle 10:30 la videoanalisi della settimana. Quindi vi raccomando, queste due sessioni sono aperte, anche per chi non è cliente vi potete iscrivere e accedere alle nostre sessioni, ok? Poi tutto il resto lo vedete insomma la prossima settimana, già avete un po' il calendario completo, qui trovate i vari link e ovviamente le password direttamente su tradebit.it, d'accordo? Per il momento è tutto, se avete delle domande potete scrivermi a andrea.dimarco@xtb.it, vedete anche il numero di telefono. La registrazione di questo webinar è disponibile sul nostro canale YouTube, iscrivetevi anche sul nostro canale YouTube perché nel momento in cui pubblichiamo il webinar vi arriva la notifica sul vostro cellulare, ok, tramite l'applicazione, quindi iscrivetevi. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro un buon trading e ovviamente un buon fine settimana.